L'89% degli ospiti dell'ex caserma Serena di Dosson e l'88% dei richiedenti asilo presenti all'ex Zanusso di Oderzo hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. È il risultato dell'azione voluta dalla prefettura di Treviso, che già a giugno aveva concordato con l'ULS 2 di sottoporre all'immunizzazione gli ospiti dei centri d'accoglienza straordinaria. I ragazzi sono sollecitati a, così, a ovviamente aderire alla campagna vaccinale, ma devo dire che insomma non ci sono stati particolari problemi e i risultati lo hanno confermato, visto che siamo quasi al 90%, nell'ottica di vaccinare il maggior numero di persone che circolano nel nostro paese, mi pare un risultato buono, ecco, forse al di sopra delle aspettative. Alcuni dei richiedenti asilo assenti il giorno della somministrazione saranno vaccinati nei prossimi giorni. Fondamentale è stata anche l'opera di sensibilizzazione dei gestori. Non abbiamo, diciamo così, resistenze, anzi c'è stata una sorta di chiamata tantam che ha fatto convergere verso la caserma la Zanusso anche persone che nel frattempo erano uscite dall'accoglienza e che però hanno colto questa occasione per vaccinarsi. Diversi ex ospiti delle strutture, oggi non più in accoglienza, hanno approfittato dell'occasione per recarsi presso la caserma per ricevere il vaccino, sensibilizzando altri loro connazionali. Per chi è coinvolto nell'accoglienza diffusa, a tutt'oggi non ancora immunizzato, l'ULS procederà nei prossimi giorni alla somministrazione. E a proposito di vaccinazioni, continua il lavoro di questure e carabinieri dopo le manifestazioni di sabato scorso contro il Green Pass. L'erogazione di sanzioni o quant'altro presuppone che ci siano prima l'accertamento e quindi le notifiche, quindi diciamo che è un lavoro anche lungo e laborioso. Si tratta di capire se in che misura si può intervenire e soprattutto si sta cercando anche di capire chi sono gli organizzatori, perché poi sono quelli che ovviamente si sono assunti la responsabilità, dall'altra manifestazione che non era stata preannunciata nei tempi, quindi insomma è tutto un lavoro che sta facendo la questura e anche le carabinieri.